Ciao, benvenuti in questo nuovo video su Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dove parliamo di calcoli, di statistica, di matematica, di parametri che possiamo attivare in Farming Simulator 25 per cercare di ottenere il meglio dei nostri raccolti, delle nostre produzioni, dei nostri mezzi. E oggi parliamo, siamo qui in riva al fiume sulla River Bend Springs, parliamo di generatori passivi di reddito, come quella splendida pala eolica che vedete lassù svettare su una collina. Produrrà effettivamente la cifra che ci aspettavamo? Lo vediamo subito. I generatori passivi, giusto per fare un discorso introduttivo, si trovano all'interno della costruzione generatori. Adesso arriviamo, generatori, ta ta ta. Eccoli qua, ce ne sono i due tipi: generatori solari, pannello solare piccolo, pannello solare grande, generatori eolici. Due piccole, che però sono piccole in modo diverso, nel senso che una è 10 volte l'altra, e infine la turbina eolica grande, che è quella che abbiamo visto in cima alla collina. Allora, partiamo dai pannelli solari. I pannelli solari hanno un grosso difetto, che risentono della situazione meteorologica, per cui se è nuvoloso, se ci sono poche ore di sole, il pannello solare fa guadagnare meno. E il valore che vediamo qua, da 0 a 8928, è un valore indicativo, un valore massimo, e in una partita di gioco io non l'ho mai visto arrivare a quei livelli, anzi l'ho visto anche arrivare alla metà di quei livelli, perché effettivamente guadagnare 9.000 euro al mese spendendone soltanto 93.000 come investimento iniziale non sarebbe un brutto affare dal punto di vista proprio economico. Abbiamo visto che a inizio gioco abbiamo degli strumenti per fare soldi, no? Per esempio tirar su un pascolo di pecore con 50-60.000 euro di costo, si ottiene un ricavo di 50-60.000 euro ogni anno, quindi anche quello è un gran bel investimento, ma sarebbe certamente inferiore a questo. Il problema però è che questo non tiene fede alle promesse. Quegli 8.900 non arrivano praticamente mai, ne arrivano alla metà, a volte qualcosina di più della metà, però a quel punto siamo veramente borderline e non conviene avere un investimento passivo, drenare così tante risorse, soprattutto inizio gioco, per ottenere un risultato che però non è frutto del nostro gameplay, no? Quindi fosse una cosa particolarmente conveniente, ok, per darci risorse, però in questo caso non credo lo sia nel caso del pannello solare. La turbina ha il difetto di costare di più, e anche questa non arriva a produrre questi valori, ci si avvicina un po' di più. Certo, cominciano a essere rendite interessanti, avere anche 10.000 euro al mese è una rendita interessante, però da capo devo spenderne 155.000, francamente non lo so se all'inizio gioco posso così impostare la partita in questa maniera. La turbina grande poi invece addirittura è un mistero, nel senso che l'avevo messa nel mio terreno e non funzionava. L'ho piazzata allora un pochino più alto in collina, ho comprato il terreno qui e l'ho piazzata lì in collina, però continua a non rendere, anzi possiamo andare anche a vedere le finanze, quanto rende si vede da qua, entrate della tenuta, e come vedete siamo lontanissimi dai 70.000 euro, sono 28.000 a gennaio, 25.000 a febbraio, 17.000 addirittura a marzo, poi aprile non conta perché è ancora in corso, e francamente per quel tipo di investimento non si spiega questo tipo di risultati così bassi. È che io credo che alla fine gli strumenti di questo tipo, questi generatori passivi, siano buoni da fare, ma soltanto quando abbiamo davvero già tanti soldi, no? Per cui invece che tenerli fermi sul conto, c'ho 90.000 euro, ci compro un pannello solare che continua a generarmi risultato. Però altrimenti a inizio gioco io non li consiglierei e andrei piuttosto su soluzioni più di gameplay, come ad esempio un pascolo di pecore, o tira giù in un campo qualche produzione e venderne il ricavato. Ci sono anche degli strumenti, sempre in costruzioni, nei capannoni, e ne arriveranno anche con le mod. Per esempio questo garage, eccolo qui, che ha dei pannelli solari sopra.
costa molto caro, 152.000 euro, e rende molto poco, 7.000 euro al mese, che per il problema che abbiamo visto prima non arrivano poi alla fine in questa dimensione. Però è vero che si tratta pur sempre di un capanno, quindi avendo soldi quantomeno lo usiamo come capanno, e poi abbiamo anche il vantaggio di questa rendita mensile che entra dentro. Certo, paghiamo il capanno abbastanza caro, ma se siamo in un momento di gioco dove siamo abbastanza ricchi, questo forse può valere la pena essere considerato. Poi infine, sempre in tema di generatori passivi, in questo momento il gioco ci offre le cose base, le cose che abbiamo visto, e poi c'è una mod che è quella del Government Subsidy. Questa per molti è visto come un cheat. Perché? Perché ci dà una rendita effettivamente passiva tutti i mesi, costante peraltro, quindi senza le oscillazioni che abbiamo visto prima, senza però fare niente, senza però spendere niente, perché di fatto simula il fatto che il governo sostenga la nostra impresa agricola. Secondo me non è però un vero e proprio cheat, perché se io la seleziono e poi premo F, configura, posso impostare quanto mi deve arrivare ogni mese, per esempio 4.000 euro al mese, 40.000 euro al mese, o 400.000 o 4 milioni al mese. È chiaro che se imposto 4 milioni al mese sto facendo un cheat ridicolo, che è quello che uso nelle partite di prova per avere le risorse, ma in una partita vera non ha nessun senso. Però se lo metto a 4.000 euro al mese non cambia la vita, però di fatto ha un'impostazione realistica, e alla fine può essere anche carino nella propria farm trovare un cartello di questo tipo, che poi è molto realistico, perché è del tutto vero che le comunità locali e i governi sostengono alla fine le imprese agricole, perché altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere. E questa cosa è vera anche in Farm Simulator 25, perché soprattutto all'inizio i soldi vanno via, che è una bellezza. Invece questo cartello che ci dice che appunto siamo sostenuti dalla municipalità locale, ci sarebbe stato scritto dal governo se sceglievamo cifre più alte, qui siccome sono solo 4.000 euro al mese, viene dalla municipalità locale, ci dà quel minimo di risorsa passiva che magari non ci aiuta a tenere un pochino più basso il debito, diciamo così, senza però compromettere poi il divertimento del gioco. E tutto sommato questa è una cosa che io uso. Bene, il ragionamento sui generatori passivi, ecco qua una bella inquadratura, il ragionamento dei generatori passivi finisce qui, è stato molto breve. Dal punto di vista matematico dei conti, sì, conviene, perché per quel tipo di investimento avere quei soldi indietro sarebbe una buona cosa. Peccato che non sempre arrivino, quindi nel caso spostiamoci sull'eolico piuttosto che sul solare, e poi anche se arrivano non spostano la vita, e con quei soldi forse posso farci altro. Questo almeno è il mio pensiero, fatemi sapere se avete un pensiero diverso, e noi ci vediamo in un prossimo video.